tutti amici di EveryEye, probabilmente vi starete chiedendo chi sono, quindi passiamo subito alle presentazioni. Mi chiamo Yuri, ho 22 anni e su YouTube sono meglio conosciuto con lo pseudonimo di Panic. D'oggi in poi mi vedrete qui sul canale di YouTube EveryEye Network, dove vi porterò rubriche settimanali sui videogiochi FPS. Senza passare oltre nelle presentazioni, quindi dilungarci troppo, passiamo subito al video di oggi. Ovviamente non potevo non cominciare da Destiny, il gioco del momento. Di sicuro su questo gioco ne avrete sentite, soprattutto viste, di tutti i colori, quindi portarvi contenuti originali e interessanti non è mai semplice. Quindi cercherò di analizzare insieme a voi quelli che sono i nuovi contenuti e le novità che si andranno ad introdurre su Destiny strada facendo. Abbiamo anche già parlato troppo, passiamo direttamente al gioco. Eccoci qua ragazzi nel lab del gioco, quindi nella torre di Destiny, e prima di andare a vedere il mercante Xur vi farò vedere la mia build. Sarà abitudine farlo prima di ogni partita. Come vedete uno stregone di livello 20 e luce più 23, quindi sto andando ad aumentare le statistiche mano a mano. Il mercante Xur, che è una novità introdotta da Bungie in questi giorni, è un mercante che si presenterà nella torre una volta ogni 5 giorni, che troveremo qui nel corridoio dell'avanguardia. Come vedete vende equipaggiamenti e armamenti esotici che differenziano dagli altri equipaggiamenti che troviamo sulla torre per estetiche e soprattutto per caratteristiche, vedete parametri molto alti. Per acquistarli sarà necessario possedere una grande quantità di strana moneta che potremmo facilmente trovare completando quest varie, anche solo giocando nel crogiolo. Quindi questo è il mercante Xur. Adesso nella seconda parte del video andremo ad analizzare la modalità recupero introdotta nel crogiolo pochi giorni fa, che è appunto una modalità 3v3 che andremo ad analizzare tra pochi secondi. Una delle cose fondamentali secondo me di YouTube è che gli iscritti, le persone che visualizzeranno questo video su EveryEye.it, partecipino attivamente ai miei video. Ciò vuol dire commentare e ciò vuol dire, per quanto riguarda Destiny, giocare insieme a voi. Come vedete in questo video io giocherò sempre in compagnia di ragazzi che conosco, sia che siano miei iscritti, sia persone che conosco già per fatti miei, sia mi piacerebbe conoscere anche qualcuno di voi ragazzi qua su EveryEye. Quindi non esitate a contattarmi, ad aggiungermi su Xbox One, la mia tag è ThePanic, la leggete lì in alto, avrete la possibilità ovviamente di giocare con me, ovviamente anche di partecipare alla realizzazione dei video che poi andranno caricati su questo canale, quindi non esitate a contattarmi. Una delle più grosse critiche che è stata mossa a Destiny per quanto riguarda il comparto PvP è la scarsità di modalità. Al lancio sono state presentate solo 4 modalità disponibili, questa qui, recupero, è la quinta, che è stata presentata pochi giorni fa e che presenta, così come l'altra modalità, il limite di 3v3, quindi multiplayer competitivo 3 contro 3. Che cos'è recupero? Recupero, per chi ha dimestichezza con le modalità PvP dei giochi FPS, è una sorta di quartier generale. Quindi come vedrete nel corso del video, il gioco farà spawnare delle aree che andranno prese sotto controllo tramite il piazzamento di una sonda. Il controllo quindi di queste aree aggiunta al fatto di commettere più kill dell'avversario porterà più punti alla propria squadra. Questa modalità però secondo me presenta un grande difetto, ovvero che come potete vedere in questo momento disattivare la sonda piuttosto che conquistarla porterà molti più punti di quanti se ne possono guadagnare solamente commettendo kill con la postazione sotto controllo. Un altro discorso è se noi manteniamo la sonda sotto controllo dall'inizio alla fine della durata dell'area, qui ci porterà un discreto quantitativo di punti, ma è capitato a me e alla mia squadra più e più volte durante le partite di trovarci contro squadre che avevano già un po' più di dimestichezza con la modalità, che come noi attendevano che la sonda venisse conquistata dalla squadra nemica per poi andare a disattivarla. Questo è una grossa pecca della modalità, perché altera un po' le dinamiche del gioco e della modalità, che con le sue regole prevede appunto che la sonda vada conquistata per poter vincere la partita. Questo è un difetto che andrebbe un pochettino modificato. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, questo è un discorso un po' più generale del multiplayer di Destiny, che si definisce lui stesso competitivo, è la presenza della mappettina in alto a sinistra, che non si limita a farci vedere come negli altri FPS la posizione del nemico nel momento in cui esso spara, bensì ci indica la posizione del nemico stesso ogni qualvolta si avvicini alla nostra posizione. Lo potete vedere sia in questo video, lo potete anche riscontrare
molto facilmente durante le vostre sessioni di gameplay. Quindi se Destiny vuole essere competitivo, questa caratteristica della minimappa va modificata, in aggiunta al fatto che vadano implementate le partite private, quindi con possibilità di personalizzare le impostazioni della partita, così come in tutti i multiplayer dei giochi FPS che vogliono essere competitivi. Questo fatto della mappa, secondo me, comunque è una delle prime cose che andrà implementata, anche se limita, diciamo, la staticità del gioco, però da un altro canto ne compromette un pochettino la competitività. Quindi ragazzi, questa era una prima occhiata al PvP multiplayer competitivo di Destiny. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito ad iscrivervi al mio canale personale, trovate i riferimenti qui sotto in descrizione, e vi invito a farmi sapere nei commenti sotto questo video se il format che ho pensato delle rubriche che vi porterò qua su Everyeye.network vi può piacere. Se non vi è piaciuto, fatemi sapere che cosa vorreste che io vi portassi, sia a livello di contenuti sia a livello di forma, e come vi ho già detto, la strada la capiremo solo via via che il tempo passerà. Io vi ringrazio ancora una volta per aver seguito il mio video e vi invito a continuare a seguirmi qua su Everyeye.network. Un saluto da Panic, ciao ragazzi.